Ok, ben ritrovati ancora una volta per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Quest'oggi con noi abbiamo un ospite d'eccezione, lui si chiama Lol Fan. Ci Ciao, ciao, sei? buonasera. Ciao! Allora, parlaci un po' di te, della tua arte. Tu nasci come attore, ma poi Sì. col tempo fai tantissime cose. Parlaci un po'. Dici un po' la tua vita artistica. Raccontaci. Ma intanto nasco appunto di per sé da quando ero piccolo come attore. Poi nel 2012 circa comincio a guardare tutte quelle animazioni che ci sono su internet e dico a me stesso perché non doppiarle anch'io? Infatti avevo già qualche base del doppiaggio, insomma, che avevo studiato, non in modo approfondito certamente. E da là, insomma, è stato tutto un susseguirsi di cose. Apro il canale più che altro per allenarmi, per divertirmi oltretutto, e noto che queste parodie doppiate cominciano a riscuotere un certo successo, cioè le persone si dimostrano interessate a quello che faccio. Ed è una cosa che mi ha reso felicissimo e ad oggi, infatti, ora continuo a portare avanti questa cosa. Tra tanti progetti, collaborazioni con altri YouTuber, insomma, non ho mai smesso di continuare a fare quello che ho sempre amato, che è il doppiaggio. Poi all'epoca c'erano anche tantissimi grandi, per esempio c'era Gio Pizzi, che ahimè adesso ha cambiato format, non fa più il doppiatore, almeno sui social. Poi c'erano gli ODS, c'era Foga la Goffa, ce n'erano tantissimi. Quindi in qualche modo io mi interfacciavo anche a queste persone meravigliose con le quali poi ho anche chiesto consigli, magari che ne so, gli strumenti, insomma, tutto quello che ne riguarda. E quindi magari se all'inizio partì con un microfono della Trust da 3 euro, letteralmente comprato, è successo, questa è storia vera, adesso mi trovo per esempio con un Rode, cioè e nel senso si migliora anche su questo aspetto, su tutti gli aspetti. Certo, Volevo certo. anche che non soltanto fosse una cosa, diciamo, puramente amatoriale, ma fosse anche ben fatta e quindi anche a livello tecnico ben sostenuta, anche ben montato, eccetera, insomma, tutto quello che ne riguarda. Beh, allora, sei molto seguito. Quanti iscritti hai al tuo canale? Attualmente all'attivo ho su YouTube 93.000 e siamo quasi ai 100.000, che è un traguardo importantissimo per me perché vorrei tanto ottenere la targa d'argento, che è uno dei, insomma, uno dei premi, dei cimeli ormai di YouTube che lo rappresentano. Insomma, al raggiungimento di un tot, perché magari non lo sapesse chi ci sta ascoltando, YouTube premia e dà Sì. tali targhette con una tipologia di materiale. A 100.000 ti viene data una targa con il player di YouTube fatta d'argento, a 1 milione d'oro, a 10 milioni, se non sbaglio, addirittura di diamante, cioè incredibile. Poi sui social, che non soltanto su YouTube, sul video sharer, ho anche gli altri social, ho TikTok, siamo quasi 20.000, e su Instagram 22.000. Così, numerini tanto per, giusto? Giusto, un Diciamo totale che di come inizio non c'è visualizzazioni. male. Certo, no, vabbè, ma io faccio il mio, poi come dice io, sempre Totò, come diceva Totò, il grandissimo, diceva: a me basta di sapere che il pubblico è contento, cioè fin quando so che alla gente piace quello che faccio, io continuo naturalmente, e non smetto, non intendo neanche smettere, assolutamente. Parlavi di doppiaggio, un personaggio che ti piace di più doppiare. Allora, io più che un personaggio in particolare, io ho doppiato, intanto facciamo il punto della situazione, nonostante Sì. io sia su internet, io ho anche delle basi di doppiaggio professionale, i miei maestri sono tutti professionisti, Certo. ora nemmeno a citare le persone in questione naturalmente, io amo il doppiaggio. Su internet, che è dove io mi sono espresso maggiormente,
Io ho doppiato diverse serie, tutte soprattutto a base Pokémon, perché appunto la cosa che mi permette di fare internet è doppiare quello che mi piace, certo. Quindi senza dover stare dietro alle necessità magari di un direttore del doppiaggio, nel senso non che sia negativo, ma almeno ampia scelta personale di doppiare quello che voglio e non magari un cliente in particolare. E quindi io ho iniziato a doppiare le mie parodie. Tra tutte, i personaggi che mi sono piaciuti di più sono sicuramente quelli della serie di Starter Squad, che sono i tre starter di Pokémon della prima generazione, sono Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Recentemente, se c'è un personaggio per il quale però sono stato commissionato, quindi non appartiene a me, che mi è piaciuto tantissimo è Moxie nello spin-off di Hazbin Hotel di Eluva Boss sul canale di Piper Pepone, mio carissimo amico che saluto, che magari in differita riuscirà a sentire l'intervista, magari gli farà piacere. Sicuramente, poi sicuramente. Certamente, la rivedrà. Sicuramente, rivedrà. No, ovvio, non ho dubbi. Certo. Invece, sicuramente hai un obiettivo da raggiungere, giusto? Ne ho diversi, effettivamente. Io sono uno che vive, diciamo, molto alla giornata, nel senso prendo la vita per quello che mi dà e anche quello di cui io mi trovo. A parte il mio obiettivo maggiore, attualmente 100.000, a me piacerebbe davvero tanto anche magari ottenere qualche ruolo in qualche produzione professionale, naturalmente, quindi non rimanere relegato, tra virgolette, ormai si fa per dire, perché è una nuova fronte dell'intrattenimento, a YouTube. E quindi mi piacerebbe anche doppiare qualche personaggio in maniera professionale. Ovviamente ci vuole del tempo da investire, stare tra Roma, Milano, insomma, investire al 100%. E quindi sì, questo è uno dei miei obiettivi. Poi un giorno, un altro obiettivo, che qui è un piccolo spoiler che faccio, tra l'altro molto interessante, è che possa io creare anche un canale di sole mie animazioni personali. Infatti io recentemente, penso, sto collaborando con diversi animatori molto talentuosi che ho avuto modo di conoscere, con i quali sto anche creando le mie prime animazioni, anche ben fatte oltretutto, e mi piacerebbe anche esplorare questo campo. In più le persone stanno vedendomi sempre di più in volto, cosa che magari fino a tempo fa non accadeva, e appunto eventualmente anche aprire un canale di Twitch, un programma podcast personale qui sui social, naturalmente fatto da me per la gente, diciamo, come me, gente di internet. Insomma, questi sono per adesso alcuni obiettivi, ma ripeto, chissà che cosa mi porterà il futuro. Parlando dei social, quanto sono importanti? I social sono il futuro, sono quello su cui si permea ormai la nostra società su tutti gli aspetti. Bisogna saperli usare, questo è vero, ma bisogna anche non sottovalutare il loro potenziale, perché è come un coltello, se lo usi bene ci puoi fare dei piatti meravigliosi, se lo usi male finisci per tagliarti, farti nel senso. Male. Certo, ovvio, soprattutto di questi tempi in cui ormai tutto è sui social, ma anche su internet in generale, cioè ormai non soltanto l'intrattenimento, ma anche la cultura stessa. Basta utilizzare un piccolo motore di ricerca, avere la risposta avrete subito la risposta che cercate a quella domanda, alla curiosità, nel senso. Quindi basta saperli utilizzare, sono importanti, sono lo strumento di ogni giorno. E che permettono anche di comunicare ed esprimersi per molti artisti che magari non hanno quella voce in capitolo. Quanti ormai ne sono usciti? Cioè, già all'epoca c'era Justin Bieber, sì. Quanti altri artisti sono usciti da YouTube o comunque da internet e hanno la possibilità di potersi far sentire, insomma, cosa che magari prima non accadeva. Io lo dico dal punto di vista di creatore di contenuti, nel senso. Bene, qualcosa, dacci una chicca dei tuoi progetti, di ciò che hai fatto, magari la voce di un personaggio che ha colpito tanto. Certo, signore, le do subito immediatamente il personaggio di Moxie, che però in questo istante se la stava vedendo con un piccolo problemino all'inferno, sa? Mia moglie Millie e io siamo abbastanza affiatati, ma mi sta chiamando, quindi mi perdoni, signore, devo andare via!
No, poi non anche andate. Come non dimenticare, come anche non chiamare Charmander di Starter Squad, perché ha la sua voce, che io, nel senso, la sua voce è la mia ormai, cioè non siamo più, ormai la gente mi riconosce, ah, ma tu sei quello che è successo davvero, dice, ah, tu sei quello che doppia, anzi tu sei la voce di Charmander, ecco, non è più non è più nascosto ormai, non è più un segreto. Insomma, ognuno di loro ha una caratterizzazione, certo. Naturalmente tu fai delle prove, ti alleni, ti eserciti. Quanto tempo ti ruba questo progetto che porti avanti? Assolutamente sì, perché l'allenamento e l'esercitazione sono praticamente tutto quello che serve. Va benissimo anche voler provare per se stessi in maniera del tutto amatoriale, provare ad esprimersi un po', ma naturalmente la tecnica ti aiuta tantissimo, anche lo studio dietro. Avere soprattutto consapevolezza di quello che si può fare con le proprie corde vocali in questo caso, e quindi anche con il proprio repertorio, il proprio bagaglio, non soltanto alleggerisce il lavoro, quindi avresti anche molta meno difficoltà nell'esplorare, cosa che comunque esplorare a prescindere lo fanno tutti, nel senso le proprie capacità, insomma. Ma anche e soprattutto avere anche modo di potersi conoscere, di capire anche bene quello che si può fare, quello che non si può riuscire a fare, fino a che punto si può caratterizzare un personaggio, se si vuole caratterizzare, perché sappiamo che il doppiaggio non è soltanto caratterizzare, fare le voci, ma è soprattutto saper rendere, dare vita a una cosa che è già stata fatta. Se per esempio devo doppiare George Clooney, io in quel momento devo essere al 100% il George Clooney di quel prodotto, certo. Cioè io devo fare esattamente quello che ha fatto lui, e questo naturalmente qualunque professionista me lo può confermare su questo aspetto. Quindi sì, la preparazione è importante, anche lo studio in particolare, ma naturalmente, e qui concludo questa cosa, non significa che uno non possa esplorare anche pur non avendo mai messo la propria voce vicino a un microfono. Basta anche avere quella cosa e provarci e divertirsi un po', insomma, è tutto questo. Alla fine la chiave è divertirsi. Perciò questo è quello che consigli a chi magari volesse cimentarsi in questo ambiente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non avere alcun problema, nessuna remora. Perché alla fine noi lo facciamo per divertirci, cioè oramai su TikTok noi vediamo quante persone che riescono ad avere un'ottima popolarità soltanto per un motivo semplice, che può essere avevano voglia di giocare per gioco, quando si dice appunto per gioco. Si nasce per gioco e si finisce per diventare, diciamo, qualcuno. A me non piace usare questi termini, però sì, nel senso diventare un po' più conosciuti, più famosi, questo è sicuro. Ma appunto, prima di ogni cosa è divertirsi, e quindi sperimentare, non lasciarsi abbattere da qualche porta chiusa o da qualche like e iscrizione in meno. E continuare ad andare avanti, cimentarsi, soprattutto nel mio campo. Io quello che dico è: prendi quel microfono e buttati e basta, fallo, non ti preoccupare. Al massimo si corregge, ecco. Come mi disse uno dei miei insegnanti, sempre di doppiaggio, dice: sbaglia in sicurezza. Appunto, sbagliare, che si cade sempre nel morbido. Appunto. Naturalmente, come si suol dire, sbagliando si impara. Si impara, assolutamente, sottoscrivo, assolutamente sì. I vecchi detti in questo caso non si sbagliano mai. Mai, mai. Allora, ricordiamo dove possono trovarti, dove possono vedere le tue esibizioni, i tuoi progetti. Ma certo. Ricordiamolo ancora una volta per tutti. Sì, sì, certo, che lo ripeto con piacere. Mi ritrovate come Lolfan, quindi spelling è Lolfun su YouTube, molto facile. Se vedete un'icona con uno con i capelli neri e lunghi, sono io. Mi trovate con gli stessi nomi anche su TikTok e su Instagram. Mi trovate tranquillamente, se volete scrivermi fate pure, io rispondo a tutti, anche in chat privato. Perfetto. Noi ti ringraziamo per grazie a voi per essere stato con noi. Sicuramente è una promessa che ti faccio, che ti strappo. Ci rivedremo nuovamente per scambiare ancora quattro chiacchiere. Ti aspettiamo Sono onorato. In studio. Ti aspettiamo anche in studio.
Ti ringraziamo ancora una volta e ti auguriamo veramente tanta, ma tantissima fortuna. Anche a voi, grazie. Non vedo l'ora di fare qualcosa insieme, allora. Lo fai un salutino per gli amici del cocktail musicale e le interviste, alla tua maniera. Molto, molto bene. Charmander, ma hai visto questa intervista che hanno fatto? Quale? Quale? Lampan è stato intervistato! Ma come? Fammi... Ah, è vero! Guarda, là c'è... quella è la mia voce, infatti, che viene intervistato da questo tizio qua. Ragazzi, che cosa sta succedendo? Stai zitto, Bulbasaur! Cioè, ma è incredibile, aspetta, ma allora... Ma lo facciamo un saluto tutti quanti? Certo! Ma allora posso iniziare anch'io? Se... Dopo! Ragazzi di Radio Blinco Blanco, mi raccomando... Iscrivetevi ai nostri social e non dimenticate di seguire anche Radio Blinco Blanco, naturalmente. L'avrei detto se non mi avessi interrotto. E anche un saluto da Bulbasaur. Stai zitto, Bulbasaur! Stai zitto, Bulbasaur, per cortesia. Ah, ok. Bene, ragazzi, toglietevi che qua dobbiamo... Devo fare un attimo di intervista, poi ci sentiamo. Sono ritornato io. Sono di nuovo io. Eccomi. Ciao, ragazzi. Sono di nuovo io. Ok. Ti ringraziamo, salutiamo tutti, grazie per aver seguito questa puntata del cocktail musicale e le interviste. Ricordiamo che è una produzione ANS TV, alla conduzione, come al solito, il sottoscritto Pino Arena. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi.